sempre la vostra, di vostra competenza, vero? La collina più a nord. Va bene, grazie, un po' più sopra, grazie, dove voi già avete individuato, grazie. Coordinamento dal basso, qui insomma si parla con i Canadair, con gli elicotteri, poi si stabilisce quando staccare l'energia elettrica, però intanto il bilancio è gravissimo, già 50 ettari solo su questa montagna. Bruciate, sì. Qui anche olivi e coltivazioni. Sì, a rischio ce ne sono ancora una ventina di ettari a rischio. Quasi sicuramente c'è la mano dell'uomo dietro questo. Sicuramente. Ci saranno gli accertamenti da parte del Corpo Forestale dello Stato, sicuramente. Perché tanti focolai contemporaneamente. Contemporaneamente, sia per Montestella che per San Manco. Poi non si è mai capito, ma chi è che ha interesse a far bruciare? È un dilemma che non sappiamo effettivamente gli interessi quali sono. Perché gli interessi di edilizia non è possibile, perché questa zona adesso verrà bloccata per 10 anni, non si può costruire. Quindi il Corpo Forestale farà il rilievo, manderà tutte le certificazioni al comune perché è stata percorso dal fuoco, quindi non daranno più concessioni di. Quando si riuscirà a spegnere, si spera prima possibile, ma è difficile. Crediamo che in mattinata facciamo tutte le ore, sì. Mattinata massimo verso le 13, sicuramente dobbiamo chiudere. Ci sono i due Canadair e i due. La linea è staccata? Staccata, quindi potete procedere. Ah, ok, va bene, adesso contattiamo il CAN. Sì. Quindi staccata l'elettricità in diretta, quindi adesso si può procedere con i lanci, diciamo. I lanci proprio vicino alla linea elettrica, che sono, danno fastidio questi quattro focolai qua. Quindi un altro po' di sofferenza per Monte Corvino Pugliano e tutta la zona, Costiera Amalfitana, ma sono state avvisate? Gragnano, sì, sono state avvisate. Qual è la zona che resta isolata dall'elettricità? Gragnano, Monte Corvino, sono tre linee elettriche. Praticamente sono Monte Corvino Salerno 1, Monte Corvino Gragnano e poi c'è Monte Corvino Santa Sofia, un 380 kV. Quindi altri disagi che si aggiungono ai disagi. Certamente. Vabbè. Avanti, purtroppo. Allora, io farò ancora l'ultimo lancio, poi devo ritornare a Pugliano per il rifornimento. Mi confermi, devo ritornare in zona? Sì, se è possibile, sì, perché in questo momento abbiamo avuto la conferma che la linea elettrica è disattivata, quindi se è possibile il ritorno.